9 febbraio 1978. Muore Herbert Kappler, l'ufficiale delle SS tedesche responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine, del rastrellamento del Quadraro, dell'estorsione di oro agli ebrei del ghetto di Roma e della deportazione di più di 1000 di loro nel campo di concentramento di Auschwitz. Comandante della Gestapo a Roma, presta servizio presso l'ambasciata tedesca di Villa Volkonski con il compito di spiare la polizia italiana. Dopo la guerra viene condannato all'ergastolo e a ulteriori 15 anni per l'estorsione dell'oro. Trasferito per motivi di salute all'ospedale militare del Celio a Roma, Kappler, aiutato dalla moglie, riesce a fuggire il 15 agosto del 1977 e a rifugiarsi in Germania. Otto era un maresciallo enorme, grandissimo, altissimo, sarà stato 2,10 metri, non lo so. Non so se questo corrispondesse alla verità, ma mi fece questa impressione quando mi sbendarono di fronte a lui, che entrai a Via Tasso, bendato, portato dai fascisti di Bernasconi, era una banda che agiva a Roma. Mi sbendarono e mi trovai davanti questa faccia grande, no, di quest'uomo enorme. Dietro di lui c'erano i gagliardetti dell'SS, cioè il teschio e l'SS sul gagliardetto nero, bordato di marrone, ricordo ancora. Otto era un uomo enorme e di fronte a me, invece piccolino, che mi guardava con due occhi come fossero due laghi, freddissimi, era Kappler. E mi disse, dice, ci conosciamo, tenentino. Io non l'avevo mai visto, non sapevo neanche chi fosse, poi ho capito che era lui dalle fotografie che vidi successivamente, e lui mi disse sì, ci siamo visti, e mi disse il luogo dove mi aveva visto. Era un incontro che aveva avuto con un altro collega della Resistenza. Senta, Kappler com'era? Kappler, per quello che lo vidi io in quel momento, era terribile, ecco, era uno sguardo di una freddezza glaciale, parlava con la bocca stretta, non so se fosse un habitus che si dava in quel momento, no? Forse adesso canterà i salmi perché dicono che sia cattolico, non so, praticante, eccetera, eccetera. Questo stato di cose mi ha offerto a diventare me stesso, a ridiventare me stesso, a ritrovarmi sempre sotto l'aspetto e religioso e senso del senso cosmico. Allora lei è religioso? Sì. Questa intervista di TV7 è stata realizzata nel 1967 nel carcere militare di Gaeta. Kappler era autorizzato a passeggiare sulla grande terrazza davanti al mare. Aveva per attendente un soldato italiano, in comune con il criminale di guerra maggiore Raeder, responsabile dell'eccidio di Marzabotto. Kappler disponeva di una cucina e di due stanze con biblioteca, macchina da scrivere e televisore. Signor Kappler, lei ha una profonda convinzione religiosa? Potrebbe sembrare arrogante se rispondesse con un chiaro sì, ma spero di sì. ma allora era un santo, più un diavolo che un santo, ecco, diciamo la verità.